ragazzi, a questa puntata di Matematica e Scienze Esplora. Siamo su geometria, parleremo del cilindro, quindi andremo a vedere le caratteristiche principali del cilindro, il calcolo della superficie totale e del volume. Che cos'è il cilindro? Il cilindro equilatero, sviluppo piano di un cilindro, la formula dell'area laterale, la formula dell'area totale, la formula del volume. Il cilindro è un solido che si genera dalla rotazione completa di un rettangolo attorno ad uno dei suoi lati. La rotazione del rettangolo genera due cerchi che sono detti basi del cilindro, che sono evidenziati in viola. La dimensione del rettangolo attorno a cui avviene la rotazione è quindi l'altezza del nostro cilindro. Il cilindro equilatero è detto equilatero quando il suo diametro di base è uguale all'altezza. Sviluppo piano di un cilindro. La superficie di un qualunque cilindro può essere rappresentata su un piano. Questa rappresentazione presenta il nome di sviluppo piano del cilindro. Ecco un esempio. Lo sviluppo piano di un cilindro è una figura composta da rettangoli e da due cerchi, posti sopra e sotto. La formula dell'area laterale. L'area laterale del cilindro si ottiene moltiplicando la misura della circonferenza di base per l'altezza. Ecco la formula AL 2πr per altezza. Le formule inverse. La formula dell'area totale. L'area totale del cilindro si calcola aggiungendo all'area laterale l'area delle due basi. Quindi la formula area totale è uguale area laterale più due volte l'area di base. E le formule inverse sono quelle che vediamo, cioè area laterale, area totale meno il doppio dell'area di base, area di base, area totale meno superficie laterale diviso 2. Il volume del cilindro si calcola moltiplicando l'area di base per la misura dell'altezza. Volume pi greco era quadrato per l'altezza. E le formule inverse sono ecco un riassunto delle formule del cilindro. Area laterale, pi greco r per l'altezza, con le formule inverse. R uguale a area laterale diviso 2 pi greco per l'altezza. Altezza area laterale 2 pi greco per r. Area totale. Area laterale più due volte l'area base, vi ricordo che l'area base è pi greco per r alla seconda. Formula inversa, area laterale uguale area totale meno due volte area base, oppure area base uguale area totale meno area laterale diviso 2. Il volume, pi greco r alla seconda per altezza, cioè l'area di base per altezza. Le formule inverse sono R uguale volume diviso pi greco per altezza, sotto radice. H uguale volume diviso pi greco per R alla seconda.